Buonasera, buonasera. Noi siamo sempre stati dalla parte dei medici, lo saremo sempre perché apprezziamo il loro sprezzo del pericolo, le loro capacità, l'abnegazione con cui sono dediti al loro lavoro. I medici ospedalieri, anche i medici di base, hanno visto tanti colleghi morire a causa del coronavirus e non per questo hanno desistito. Poi c'è una parte di medici, e parliamo soprattutto dei medici famiglia, che hanno opposto una strenua resistenza a chi chiedeva loro di tamponare i loro pazienti. Tanto è vero che il presidente Zaia ha dovuto chiedere l'obbligatorietà, che poi è stata decisa finalmente con un accordo tra governo e medici di base, però sempre con il pagamento di 18 euro forfettari, insomma accettando delle richieste, delle rivendicazioni di uomini e donne che hanno giurato solennemente all'inizio della loro carriera, il giuramento di Ippocrate li impegnava a curare il malato a prescindere. I medici di base spesso non vogliono andare a visitare i pazienti a casa loro, oppongono sempre una certa resistenza al cambiamento, protestano, hanno molte cose da chiedere. Questo è abbastanza sconfortante perché dovrebbero essere sempre disponibili, anche perché non hanno uno stipendio alla fame, guadagnano spesso meglio dei medici ospedalieri. Quindi sarebbe bene che si dimostrassero sempre più disponibili. Noi partiamo con Media Nord-Est con una campagna su tutte le nostre reti per sensibilizzare i medici e per sensibilizzare i pazienti che hanno diritto ad essere tamponati e curati sempre e comunque. I medici hanno fatto un giuramento solenne, un patto con i pazienti ed è un patto che devono onorare in tutto e per tutto.